Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dove ci troviamo oggi? Siamo ancora una volta nel mio desktop, come ormai l'avrete già riconosciuto. E allora, che cosa ci facciamo qui? Beh, come avrete visto sicuramente dal titolo e anche dalla miniatura del video, oggi andrò a spiegarvi come funziona MineImator. Di cosa stiamo parlando? MineImator è questo piccolo programmino che vedete qua, vedete? È un programma che viene utilizzato per creare le Minecraft animation. È molto semplice perché in realtà si può utilizzare anche Cinema 4D o altri programmi del genere. Io questi programmi non li uso semplicemente perché, è vero, ti consentono di fare animazioni più complesse, ma sinceramente riesco benissimo a gestirmi pure questo con delle animazioni abbastanza carine, anche perché ovviamente andrei solamente a complicarmi la vita. E visto che sono all'inizio, non ritengo il caso di creare cose troppo complesse. Detto ciò, non sono un esperto, pertanto non potrò darvi dei chissà quali consigli o chissà quali grandi spiegazioni. Cercherò di fare del mio meglio spiegandovi quello che io stesso ho imparato. Perché bene sì, non ho seguito nessunissimo tutorial, ho semplicemente provato così a naso e sono riuscito a tirare fuori qualche animazione. Comunque troverete tutte le animazioni che ho fatto dal canale cliccando la playlist che troverete in descrizione. Detto ciò, andiamo a vedere come funziona questo programma. Troverete il sito in cui poterlo scaricare sempre in descrizione. È gratis e a seconda della piattaforma che avete, che essa sia Windows, Mac o Linux, potrete scaricarvi la vostra versione. Io adesso parlo per Linux perché sono un utente Linux per l'appunto. E se anche voi avete questo sistema operativo, potrete scegliere della variante 32 bit o 64 bit. Le altre non lo so, non chiedetemelo neanche perché non le ho neanche guardate sinceramente. Andiamo adesso ad aprire il programma. Eccoci qua, il programma si è aperto. Come potete vedere in realtà poi ci impiega un po' a caricarsi. Lo noterete tutti. Non so com'è su Windows o su Mac, ma su Linux ci impiega tipo 30-40 secondi buoni. Poi almeno questo è per quanto riguarda il mio computer. In ogni caso, questo com'è l'interfaccia grafica del programma. Ma andiamo a vedere bene che quali sono tutti questi riquadri, che cosa servono e tutto quanto. Perché in realtà è veramente molto ma molto semplice. Allora, questa qui è la schermata in cui noi possiamo posizionare i vari oggetti dell'animazione. Possiamo avere un'anteprima di quello che andremo a realizzare e poi successivamente ad esportare. Prima di tutto, come facciamo a muoverci? Se noi clicchiamo, diciamo, teniamo il cursore nella zona qui e clicchiamo col tasto destro del mouse e teniamo premuto e spostiamo la visuale, possiamo avere una telecamera che si muove sul posto, quindi noi siamo fermi in questo punto, ci siamo, e possiamo muoverci in questo modo, ok? Quindi la telecamera sta ferma e la visuale gira. Se facciamo lo stesso lavoro, però con il tasto sinistro, vedete? Quello che succede sembra uguale, ma in realtà è diverso, ok? Perché quello che facciamo, vedete, questo è col tasto sinistro, questo è col tasto destro. Adesso a voi non sembra, diciamo, diverso, ma in realtà è diversissimo, perché usando il tasto sinistro è un'altra videocamera che gira attorno a un obiettivo centrale. Adesso sembrerà difficile da dire, ma quando posizioneremo il primo oggetto o il primo personaggio, risulterà tutto molto ma molto più semplice. Questo qui invece è un tastino che ci consente di mettere le ombre. Compariranno anche qui gli FPS a cui sta andando al momento l'animazione, ma sinceramente non lo utilizzo mai se non nel momento del rendering della successiva esportazione. In questa parte abbiamo tutte le caratteristiche che riguardano il progetto. Quindi per esempio quando poi andremo a posizionare un personaggio, di cui potremmo scegliere l'angolatura da dare alle varie parti del corpo, le animazioni, diciamo che angolo di rotazione dovrà avere una determinata parte del corpo, un braccio, una gamba, una testa, quello che ci interessa. Qua invece abbiamo la timeline, cioè la linea del tempo, ovvero qui potremmo decidere quanto deve essere lunga un'animazione, quanto deve durare, per parlare più in italiano corretto, oppure quante animazioni ci devono essere in un determinato periodo di secondi. Questo è veramente il concetto base. Adesso che abbiamo imparato come muovere la telecamera da questa parte, in questa zona qui, ok, abbiamo avuto le prime idee su come funziona il programma, ma supponiamo che adesso vogliamo muoverci all'interno di questo spazio. Semplicemente premeremo il tasto destro del mouse per muovere la videocamera e i controlli WASD per muoverci all'interno dello spazio. Come potete vedere, ci possiamo muovere. Perfetto.
utilizzando lo spazio, cioè premendo spazio, abbiamo uno sprint esagerato, vedete? Andiamo molto più velocemente. E sì, possiamo andare anche sotto al terreno, ma non vedremo assolutamente nulla. E comunque questi sono i controlli. All'inizio sono un pochino complicati, ma basta prenderci la mano. A questo punto andiamo a spawnare magari un terreno in cui poter giocare comodamente, giocare, creare un'animazione per meglio dire. Quindi andiamo qua. Questa crafting table ci consente di generare tutti i terreni, tutti gli effetti di luce, tutti i mob che vorremmo all'interno della nostra animazione. Detto ciò andiamo qui. Questo qui è il terreno. Come vedete possiamo importare un file schematic. I file schematic si importano utilizzando MCEdit. MCEdit è un programma di cui vi ho già parlato in un precedente tutorial. Comunque adesso andiamo a vedere qui. Cliccando su questo pulsantino andremo a fare schematic browse, cioè diciamo prendiamo dal nostro computer un qualsiasi progetto. In questo caso ci verranno offerte degli schematic che esistevano già nel programma. Quindi come vediamo questa finestra ci consente di aprire o una building and structures oppure nature, cioè natura. Prendiamo per esempio natura. Vediamo generic, foresta, hills, hilly files, grassy files. Comunque sono, vedete, delle schematiche in generale. Vediamo building and structures. Però devo aprire la cartella, perfetto. Decorations, other, vediamo cosa abbiamo qua. Ecco, per esempio, prendiamo questa countryside. Non so neanche cosa sia, però, boh, proviamo. Come vedete si sta creando un modello 3D. Ah, è tipo un campo di grano, vedete? Da questa miniatura possiamo vedere come si presenta il terreno. Perfetto, utilizzando il tasto sinistro possiamo muoverla. E abbiamo un'idea generale, guardate che campo di grano strano. In ogni caso, abbiamo il nostro countryside. Volendo possiamo sceglierci anche una texture diversa da quella classica di Minecraft, ma va benissimo questa per adesso. In ogni caso vi basterà andare su browse e selezionare la vostra resource pack, che deve essere in un formato zip o rar. Detto ciò, crea. Eccoci qua, abbiamo creato il tutto. Come vedete sembra di avere le shaders perché le piante si muovono. Mettiamoci in una posizione decente intanto. Allora, questo qui è il luogo in cui andremo a lavorare, veramente gigantesco. Però vedete, c'è un piccolo difetto, vale a dire che il terreno, tipo, vola, non va bene, non va assolutamente bene. Quindi andiamo a cliccarci sopra. Vedete che si è, tipo, evidenziato ed si è formata questa sorta di sistema di controllo tridimensionale, diciamo, delle tre dimensioni. Quindi X, Y e Z, perfetto. Dicevamo qui delle posizioni, vedete, abbiamo la X, abbiamo la Y, abbiamo la Z. A noi ci interessa di abbassare il più possibile questa parte di terreno. Quindi prenderemo la Y e la abbassiamo in questo modo. Possiamo scegliere anche una V di mezzo, vedete? Possiamo proprio anche far sprofondare tipo di metà blocco, tipo cose del genere. Ma nel nostro caso ci basterà abbassarlo di poco. Tipo, oddio. Perfetto, direi che così è più che ottimo. Sì, esatto, è perfettamente attaccato al terreno. E va benissimo così, non stiamo a complicarci troppo la vita. Ok, adesso andiamo a mettere un personaggio però in questa animazione. Quindi, prima di tutto, deselezioniamo questa zona cliccando per esempio il cielo. Perfetto. Ci posizioniamo in questo punto. Ora, importante, il luogo in cui la telecamera andrà a guardare sarà il punto in cui sarà spawnata l'entità o il blocco o quello che andremo a spawnare. Torniamo sulla crafting table. Andiamo qui dove c'è per esempio il personaggio, ci dice player or mob. Quindi da qui possiamo scegliere o un qualsiasi mob che esso sia pacifico, ostile o neutrale. Abbiamo qui proprio tutti i mob del gioco. Non ci sono ancora quelli della 1.9, io ve lo dico perché il programma deve essere ancora aggiornato. Detto ciò però non interessa di spawnare un essere umano. In questo caso abbiamo Steve come potete vedere, ma io vorrei utilizzare la mia skin. Quindi faccio o download from Minecraft user, però questa opzione è un po' buggata, quindi vi consiglio di scaricarvi la vostra skin e di caricarla tramite il browse. Quindi clicchiamo qui sopra e accediamo alla nostra cartella dei file. Nel mio caso la mia skin si trova sotto il nome di download 6, quindi faccio apri ed eccoci qua. Abbiamo una texture tridimensionale del mio personaggio, perfetto, preciso, con anche i livelli in 3D fra l'altro. Crea. Dov'è? Dov'è? È sparito? Non si vede? No, in realtà c'è. Come facciamo a trovarlo? Sarà tipo compenetrato nel terreno. Noi adesso non lo vediamo, ma in realtà c'è. Dove lo possiamo vedere? Qua, vedete? Human. Eccolo qui. È proprio spawnato sotto il grano, quindi lo spostiamo un attimino in maniera da poterlo vedere bene. Perfetto, lo mettiamo tipo qua nel centro. Bam, eccolo qui. Perfetto, preciso.
vedete? Proprio qua nel mezzo. Perfetto. È un modello 3D, però diciamo che lo vogliamo rinominare col mio nickname, quindi vado a rinominarlo, perfetto. E adesso anche qui, nel caso vogliamo creare delle animazioni in cui ci sono per esempio anche dei nostri amici o altri player, potremmo utilizzare per esempio dei nickname, il loro nickname per esempio. Adesso però non ha senso tenere il personaggio così, vedete, è tipo trasversale alla strada, non ha senso. Mettiamolo parallelo, in cioè adesso è parallelo, scusate, adesso mettiamolo trasversale, quindi così, utilizziamo queste rotazioni. Vedete, questi abbiamo la possibilità di utilizzare le frecce per muoverlo nelle varie direzioni, oppure i cerchi per muovere le rotazioni, che può essere o in, in Y in questo modo, quindi rimane bloccata la X e la Z, si muove solamente la Y in questo modo. Possiamo anche regolarla da questo cerchiolino che abbiamo qua di lato, comunque lo teniamo ben dritto. La X ci consente di ruotarlo in avanti o indietro, in questo modo, ritorniamo normali. O la Z ci consente di muoverlo da questo lato o da questo lato. Perfetto, detto ciò, torniamo con tutte le impostazioni più o meno a zero, perfetto. E diciamo che vogliamo muoverlo. Allora, questa è la impostazione base, diciamo, dell'animazione. Da qua partirà tutto, perfetto. Proviamo a mettere un attimino le shaders, giusto per vedere. Bam! Vedete come cambia il tutto. Gli FPS sono anche più bassi, ma è naturale, perché le shaders sono fatte solamente per quando esportate. Perfetto. Siamo in questa posizione adesso. Diciamo che il personaggio vuole, non so, alzare un braccio, per esempio. Allora, andiamo, per esempio, a cliccare sul suo braccio. Bam! Adesso, innanzitutto, si è evidenziato il personaggio, perché adesso siamo entrati, appunto, nelle impostazioni del personaggio. Riclicchiamo nuovamente il braccio. E è comparso un menu a tendina qua in basso, vedete? Sotto al nome del personaggio abbiamo la gamba sinistra, la gamba destra. E per quanto riguarda il corpo abbiamo la testa e il braccio sinistro e il braccio destro. In questo caso noi abbiamo scelto il braccio sinistro, che sarà per l'appunto questo qui. Impariamo adesso a mettere una qualsiasi animazione sulla linea temporale. Prima di tutto dobbiamo scegliere un periodo in cui la nostra animazione partirà. Questo, diciamo, è il punto di partenza, il punto zero, il secondo zero. Quindi quando uno aprirà la nostra animazione, per esempio su YouTube o in un qualsiasi video, il primo frame che vedrà sarà questo. Adesso diciamo che il personaggio alzerà il braccio al secondo 30. Che poi in realtà non è il secondo 30, però per intenderci. Quindi ci mettiamo in questo punto in cui c'è il 30 e per esempio clicchiamo un'altra volta qui per segnare un frame. E salviamo tutti i frame del personaggio con un doppio clic, in questo modo. Così abbiamo praticamente ottenuto un salvataggio della posizione del personaggio nel minutaggio 30, anche se in realtà per l'appunto non è il trentesimo secondo, perché vedete che sono molto di meno di 30 secondi. In ogni caso, noi siamo sicuri che adesso li chiamerò secondi, però in realtà non è mai nella vita così, però dal secondo 0 al secondo 30 il personaggio rimarrà in questa posizione. Diciamo adesso che il personaggio vorrà alzare il braccio sinistro, come stavamo dicendo prima. Quindi ci mettiamo per esempio al secondo 45, eccoci qui, quindi left arm, secondo 45. E riclicchiamo di nuovo per salvare il frame e facciamogli assumere la posa che vogliamo. Per esempio facciamogli alzare il braccio. Quindi diciamo che il personaggio vorrà avere la Z, qua dovete smanettare un pochino voi, quindi per esempio la Z così. Facciamogli assumere un bend, cioè una piegatura del braccio. Purtroppo le texture alcune sono buggate, quindi per esempio la mia mano, vedete che la parte bassa della mia mano in questo caso è dritta, da questa parte è invertita, è a specchio, è al contrario. Questo non è perché la mia skin è fatta male, ma è perché è un bug del programma, ma chi se ne frega. A questo punto facciamo per esempio alzare il braccio in questo modo preciso. Quindi andiamo a vedere come si presenta adesso l'animazione. Deselezioniamo il braccio e vediamo. Bam! Perfetto, quindi fino al secondo 30 è tutto a posto. Quando arriva al secondo 30, da questo momento preciso fino al secondo 45, andrà a crearsi l'animazione, cioè il braccio da solo andrà a posizionarsi nel modo che ritiene giusto il programma, fino ad arrivare alla posizione ottimale, cioè questa. Da questo momento in poi il personaggio manterrà questa posizione. Adesso però torniamo al minutaggio 45. Spostiamoci un po' e diciamo che vogliamo per esempio farlo salutare. Quindi andiamo per esempio per l'appunto a far salutare il nostro personaggio. Quindi
il braccio prima di tutto dovrà spostarsi magari un pochino da questa parte, quindi diciamo al secondo 55. Diciamo che lo facciamo spostare un po' da questo lato e magari tipo così e poi così, lo dovete regolare un pochino voi questa cosa. Poi al minuto 65, al secondo 65, lo facciamo rimpicciolire un po', diciamo rientrare un po' così. E abbiamo creato due frame in questo modo. Andiamo a rivedere com'è dall'inizio. Quindi cielo, bam, facciamo partire, alza il braccio, bam bam, perfetto. Direi che ci siamo. A questo punto abbiamo un braccio alzato, abbiamo l'altro braccio quando è spostato tutto verso l'esterno e abbiamo un'altra animazione del braccio che rientra. Però ovviamente non basta, dobbiamo creare proprio un saluto che duri almeno 2 secondi. Quindi prendiamo questo frame, doppio clic, CTRL C per copiarlo e andiamo qui sul minutaggio 75, CTRL V per incollare. Torniamo in quello precedente, quindi l'animazione del braccio più vicino al volto, diciamo. CTRL C, ci mettiamo qui saltando di 1, CTRL V, no, ho sbagliato tantissimo, CTRL Z, CTRL Z, perfetto, cancella pure questo. Oddio, che macello. CTRL V, ok, preciso. Andiamo a vedere che cosa ne è venuto fuori. Bam, bam, e vediamo. Ok, sta salutando, perfetto. A questo punto non possiamo lasciare il personaggio col braccio per aria, perché non avrebbe nessunissimo senso, sembrerebbe un po' un idiota messo lì così. Facciamogli abbassare le braccia, quindi bam, torniamo in questa posizione e diciamo che gli facciamo riassumere la posizione che aveva all'inizio, cioè questa, perfettamente statica. Quindi ricopiamo questo frame preciso, bam, e andiamo a metterlo nel secondo 105, perfetto. Quindi teoricamente adesso, ripartendo dall'inizio premendo questo quadrato, vediamo. Perfetto, il personaggio saluta e poi ritorna a posto. Ragazzi, è perfetto. A questo punto però pensiamo alle luci, perché ovviamente, come abbiamo visto prima, se mi metto in questa posizione, bam, vedete che è tutto molto buio, le ombre sono molto molto tirate. Vogliamo una bella illuminazione, quindi prima di tutto togliamo le shaders perché fanno laggare tutto. Perfetto. E andiamo qui di nuovo sulla crafting table. Possiamo scegliere due tipi di luci. Una è questa ed è una luce che emana luce, per l'appunto, illumina tutte le direzioni. Questa invece è una luce più diretta, perché illumina solamente un determinato punto. Per esempio, avete presente le classiche luci da palcoscenico? Ecco, l'idea è quella. Noi però, per esempio, utilizzeremo una luce, diciamo, che illumina, irradia tutta la zona attorno a sé. Crea. Ed ecco la luce in questione. Purtroppo è sottoterra, quindi andiamo a riprendercela. Quindi eccola qui, la spostiamo un attimo, guardate che si crea proprio tutto l'effetto di luce partendo da qui, ok? Quindi tipo spostiamolo un attimo. Perfetto, vedete tipo le ombre sul personaggio? Proviamo a fare così per un attimo. Lights, dov'è la luce? Non c'è più la luce, perfetto. Ok, lol, ok, dai, facciamo così senza shaders che è meglio. Ok, in questo modo. Proviamo adesso a vedere com'è con le shaders. Molto meglio, vedete l'ombra del personaggio è proprio proiettata sul pavimento. Ma volendo, guardate quanti pochi frame mantiene l'immagine. Vedete, possiamo proprio spostare l'illuminazione. È veramente una cosa fatta molto ma molto bene. Teniamola proprio sopra il personaggio, proprio solo a mezzogiorno. La abbassiamo un po' magari? Luci sataniche, tipo una cosa creepy? No. Diciamo che la teniamo proprio sopra il personaggio. In questo modo direi che va benissimo, perfetto. Abbiamo creato anche l'illuminazione, illuminazione che rimarrà tale dall'inizio, perché come potete vedere light point light rimane con questo frame in questo punto, quindi rimarrà sempre così per il resto dell'animazione. Vedete, è tutta uniforme la sua linea di competenza, che questa fa più chiara. Perfetto. A questo punto ci servirà anche una telecamera, perché sennò non potremo renderizzare il video. Quindi deselezioniamo momentaneamente la luce, che comunque rimarrà qui sospesa. Non vi preoccupate, perché ovviamente in fase di esportazione non si vedrà assolutamente questa luce, questo contorno nero. Torniamo sulla crafting. Prendiamo per esempio questo simbolino della telecamera. Ci clicchiamo sopra e creiamo la nostra prima telecamera. Adesso, come vedete, è comparso un nuovo riquadro qui in basso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che vediamo nel riquadro più in alto qui sarà quello che vede la telecamera. Quindi per il momento lo alziamo in questo modo, cliccando, diciamo, su questa barra grigia fin quando non troviamo le due freccine in questo modo, E la rimpiccioliamo, tanto non ci interessa. Usciamo un attimino da questa visuale perché è un po' scomoda. E qui abbiamo la nostra telecamera, la vedete? Perfetto.
andiamo a spostarla. Quindi, prima di tutto, camera, eccola qua. La spostiamo nel punto di interesse. Guardate in alto nel frattempo, vedete? Il punto in cui io sposto la telecamera è l'esatto punto in cui poi si vedrà nel riquadro in alto, e quindi quello in cui poi verrà visualizzato dall'utente che aprirà il video. Quindi, per esempio, ci mettiamo in questa posizione. Ok, preciso. Mettiamo la telecamera abbastanza centrata, tipo in questo punto, la abbassiamo un po'. Perfetto. E alziamo un po' la X in modo che possa vedere per bene il personaggio. A questo punto che cosa succede? Succede che il personaggio verrà inquadrato nel frame 0 a questa distanza. Quindi a questa distanza qui. Ovviamente non è ben centrata, quindi diciamo che vogliamo spostarla ancora un pochino, perché bisogna ovviamente ottenere la centratura perfetta. Perfetto, direi che così ancora un po', magari. Vediamo com'è venuto. Diciamo che può andare bene, ci può stare. Torniamo sulla telecamera, perfetto. A questo punto, diciamo che così come nel minutaggio 30 iniziano poi tutte le animazioni, perché vi ricordate che nel minutaggio 30 il personaggio alzava il braccio, lo vedete dal riquadro più in alto. Perfetto, vedete che il braccino del personaggio si muove. Quindi facciamo in modo che anche la telecamera faccia qualcosa in questo minutaggio 30. Quindi creiamo un altro frame in questo punto, sempre sulla linea di competenza della telecamera, qua. E diciamo che la telecamera si muoverà in questo momento. In questo momento preciso la telecamera si muoverà. Quindi, che posizione dovrà raggiungere la telecamera in questo minutaggio? Dovrà essere più vicina al personaggio, diciamo così. Quindi, prendiamo la freccia della X e avviciniamola in questo modo. Diciamo che così va benissimo. Vediamo come sta venendo. Direi che ci siamo, è proprio inquadrata vicinissima al personaggio, preciso. Quindi che cosa succederà? Succederà che dal minutaggio 0 al minutaggio 30 la telecamera zoomerà vicino al personaggio. Andiamo a vedere come viene il tutto, quindi partiamo da 0, vediamo. Ok, preciso ragazzi, è perfetto. Perfetto. Ok, adesso diciamo che l'animazione è conclusa qui. Ovviamente voi potrete mettere un sacco di altri oggetti, quindi per esempio da qua possiamo mettere dei testi, possiamo mettere anche delle canzoni volendo, degli effetti musicali proprio. Possiamo mettere volendo anche delle particelle, proprio dei pezzi del corpo messi a caso. Per esempio i pezzi di uno zombie volendo. Se facciamo un combattimento fra un player e uno zombie, possiamo fare tipo che, non so, il player gli stacca la testa e quindi la testa dello zombie rotolerà per terra. È un esempio. Possiamo mettere degli oggetti, possiamo mettere qualsiasi cosa. Questo però potete provare anche voi, perché il principio è veramente molto ma molto semplice. A questo punto però dobbiamo salvare prima di esportare. Quindi salva, perfetto, your project saved. Io avevo già creato un progetto in precedenza, quindi nel vostro caso dovrete salvare il progetto all'interno di una cartella. A questo punto andiamo per esempio qua, export the animation to a movie file, cioè esporta la presentazione come un film, come un file sotto forma di video, di film. Va bene, possiamo esportarla, però ci serviranno le shaders, quindi bam, mettiamo le shaders, laggerà tutto, però chi se ne frega. Bam, ovviamente nel video non laggerà, io ve lo dico. Perfetto, siamo in questa posizione. Video size, cioè possiamo scegliere le qualità del video, ovvero cliccando qui possiamo scegliere per esempio la dimensione del video, quindi 4 terzi, 16 noni, se mettere il video in 4K, in HD, 720 pixel, 1080 pixel. Io solitamente tengo in queste impostazioni, cioè HDV 720 pixel, 1280x720. Qualità video alta, frame rate di solito tengo a 60 fps, che va benissimo anche 30 in realtà, poi io voglio sempre esagerare. Possiamo mettere il format, un movie oppure una sequenza di immagini, però direi che è meglio movie, perché sequenza di immagini è per l'appunto una sequenza di immagini, tipo un album di fotografie. A questo punto possiamo scegliere se mettere l'audio, ma tanto noi non abbiamo nessunissimo audio, quindi possiamo tranquillamente lasciarlo così. Include hiding object, per intenderci cosa sono questi oggetti, sono per esempio il contorno nero della luce, vi ricordavate che vi dicevo che in fase di esportazione potevamo lasciarlo o rimuoverlo. In questo caso sarà meglio, diciamo, rimuoverlo. High quality rendering, cioè un video di alta qualità, renderizzato con alta qualità, direi proprio di sì. Quindi facciamo save,
in questo modo noi possiamo andare a salvare il, diciamo, il progetto dove vogliamo che venga salvato. In questo caso io ho scelto la mia scrivania, quindi dopo ce lo ritroveremo sulla scrivania. Come vedete il video viene renderizzato, ci impiegherà un pochino a renderizzarlo e ovviamente più lungo il video e più ci sono effetti particellari, effetti complessi, più ovviamente il rendering durerà. Quindi adesso ci vediamo fra un minuto e qualche secondo. Ok ragazzi, movie saved, vedete lì in alto? Perfetto. Quindi il nostro video è stato salvato. A questo punto possiamo anche chiudere MyAnimator, quindi cancel, togliamo tranquillamente le shader per poter concludere con qualche frame di decenza questo video. Facciamo di nuovo salva per salvare il tutto, accertarci che sia tutto perfettamente a posto. Chiudiamo MyAnimator in questo modo e adesso io dovrò andare a prendere l'animazione perché si trova nell'altro schermo. Eccola qua ragazzi, perfetto, MyAnimator tutorial, eccolo qua. Abbiamo la nostra animazione, in questo caso il formato che in cui è stato esportato è MPG. Ovviamente voi potrete utilizzare un qualsiasi altro formato, quindi MP4, un AVI, qualsiasi cosa. Potete scegliere per l'appunto nelle varie impostazioni di MyAnimator. Andiamo per esempio a vedere come è venuto il video, giusto così per curiosità, quindi apriamo il video e vediamo come è venuto fuori. Eccoci qua. Perfetto ragazzi, guardate. È preciso identico a quello che volevamo noi. Ovviamente dura pochissimo il video, perché è come giusto che sia. Vedete? Dura veramente molto ma molto poco. Però è quello che gli abbiamo chiesto, quindi parte da qua. Perfetto, si avvicina, saluta e ritorna alla posizione iniziale. Ora, detto ciò, ci sono animazioni molto più complesse che si possono fare, come quello che vi ho portato sul canale, ma questo è per l'appunto un inizio, su diciamo una base su cui poi costruire. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Se volete, appunto, troverete il programma con cui l'ho realizzato questa piccola animazione, cioè MyAnimator, lo troverete in descrizione, il link del sito ufficiale da cui potrete scaricarlo. Vi ricordo che sia per Windows, Mac ma anche Linux, tutte le versioni che volete, e è gratuito, quindi hey, perché non provare, tanto è anche divertente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video, un like è sempre ben gradito, lasciate un commento e condividete con tutti i vostri amici. Un saluto da Tesla and see you next time.